Buongiorno, benvenuti o bentornati sul canale, soprattutto benvenuti nel primo Vlogmas di questo dicembre 2021. Io veramente non ero ancora pronta, cioè veramente non so nemmeno come ci siamo arrivati già a dicembre. Fatto sta che questa mattina, quindi mi sono resa conto che era già giorno 1 e quindi ho deciso di iniziare a vloggare. Adesso sono di super corso, ho finito di prepararmi, devo andare al lavoro in ufficio perché appunto siamo tornati in ufficio lo scorso Natale, invece no, lavoravo ancora in smart working, quindi adesso scappiamo e vi porto con me. Eccomi qua, giornata di lavoro finita, io sto andando a prendere il treno per tornare a casa. In questi giorni, tra l'altro, fa super super freddo, infatti io sono qui tutta imbottita con la mia sciarpona. Guardo a terra, vorrei cadere dalle scale, comunque niente, adesso vado e poi mi sa che devo andare a comprare la macchinetta del caffè, dopo vi dico. Finalmente di nuovo a casa, ho girato un po' come una trottola questo pomeriggio, ho preso la macchinetta del caffè Bialetti per i miei, ma già praticamente me ne sono quasi pentita perché ho girato un sacco per trovare le capsule, anche quelle compatibili, e non le ho trovate, quindi non lo so. Mi sta sembrando già difficoltoso, anzi, se avete la macchinetta del caffè appunto Bialetti, fatemi sapere. Se vi trovate bene, cioè trovate le cialde facilmente, boh, perché visto tipo ad esempio dei supermercati che ho girato, solo uno le aveva, comunque costano anche un sacco, le confezioni sono piccolissime, quindi speravo di trovare magari delle confezioni più grandi, ho visto anche per quelle compatibili, che comunque alla fine sono comode perché a parte che si risparmia, poi comunque le confezioni sono molto molto grandi, quindi comunque stai a posto per un sacco, e quindi boh, intanto l'ho portata a casa ma senza cialde. Bene, domani magari vedrò di trovarle da qualche altra parte. E nulla. Adesso in realtà volevo fare l'albero di Natale, però forse andremo a cena fuori e quindi non ci arrivo, non lo so. Che ore sono? Le 6? Aspettate che controllo. Sì, sono le 7. No, che 6? Sono le 7 meno un quarto. Bene, non ci arriverò mai a fare l'albero oggi, quindi mi sa che l'albero viene rimandato. Buonasera, allora oggi è 2 dicembre, oggi effettivamente non ho registrato nulla, sono ancora in giro per lavoro, un po' più tardi del solito e sono qui in una via del centro e sto anche ammirando finalmente almeno le prime lucine di Natale che non avevo visto e quindi ve le faccio un po' vedere anche a voi. Eccomi qua, sono arrivata al centro commerciale. Come vi dicevo prima, oggi non ho registrato quasi nulla e temo che non registrerò moltissimo neanche adesso perché in realtà sono al centro commerciale perché ha aperto Primark finalmente anche qui a Catania, ma voglio registrare un video a parte proprio dedicato tutto a Primark e quindi adesso registrerò le parti per quel video e non per il Vlogmas, ma comunque tanto vedrete tutto poi sempre sul canale e adesso vado. Oggi è venerdì 3 dicembre, oggi allora inizio a registrare adesso che è già praticamente sera perché oggi vabbè come sempre ho lavorato tutto il giorno, sono uscita da lavoro, il treno ha ritardato 45 minuti abbondanti, quindi sono tornata a casa molto più tardi del solito, mi sono messa a registrare dei video che dovevo registrare perché appunto voglio caricare al più presto e quindi ho fatto questo e adesso mi sono messa finalmente in tuta bella comoda,
Preparo al volo la cena. Questa sera vorrei iniziare a vedere La Casa di Carta perché appunto è uscita l'ultima stagione e voglio subito vederla. Avevo pensato in realtà di fare anche questa sera l'albero di Natale, ma praticamente ogni sera c'è sempre qualcosa che alla fine mi impedisce, tra virgolette, di farlo. Però penso, cioè questo weekend lo farò sicuro, non so se domani sera a questo punto o dopodomani. Vedremo, però intanto questa sera super super relax, finalmente venerdì. Queste settimane sono impegnative, le settimane prima del Natale sono sempre impegnative perché comunque il lavoro in ufficio aumenta, qui su YouTube anche perché cerco di essere più presente, di fare più cose. Nella vita normale di tutti i giorni ci sono anche più cose da fare perché comunque fai l'albero, addobba, decora, poi iniziano magari andare a cercare regali, iniziano le prime cene, incontri con amici, finalmente visto che quest'anno possiamo farle. Comunque, sicuramente nel mese di dicembre si assembla una vita un po' più piena e frenetica e niente, e quindi bisogna fare un po' tutto di corsa. Comunque, niente, adesso quindi vado, pubblico delle stories su Instagram e poi vado a preparare la cena. Buongiorno con questo raggio di sole che mi sta accecando e non mi dispiace per niente. Comunque, oggi è sabato 4 dicembre e io sono ovviamente ancora in relax col pigiama, la vestaglietta, tutto molto con calma, però scusate, mi sposto perché effettivamente non si vede nulla. Ok, eccomi di nuovo. E niente, quindi stamattina con calma, visto che non lavoro appunto weekend. E adesso però mi metto all'opera. Ho iniziato un po' a dare una mezza ordinata qui a casa. Però devo registrare un altro video che devo pubblicare appunto qui sul canale. E, mi sa che lo faccio adesso, mi sistemo ovviamente, lo registro e poi invece procedo con le varie cose di casa. E questo pomeriggio vado anche a tagliare i capelli, perché sono ormai di una lunghezza che mi scoccia, ce li voglio un pochino più corti, tipo così, credo, o non lo so. Penso un pezzettino, in modo che arrivino sulle spalle, cioè a toccare le spalle e non così tanto lunghi, anche perché mi sono resa conto che quando sono più corti tengono meglio la piega. E tipo ieri sera avevo fatto delle ondine piccoline e ora sono così. Sembro una disperata, quindi non mi piacciono per niente in questo momento e basta. Iniziamo questa giornata. Oggi vi prometto che faremo delle cose natalizie perché voglio assolutamente addobbare casa, fare l'albero. Come ho passato tutta la mattinata? Così. Questo è semplicemente il dietro le quinte di un video. Non c'era questo casino prima, qui nella mia stanza. No, decisamente no. E niente, adesso ovviamente sistemerò tutto. Qui c'è anche lo specchio. Sistemerò tutto e poi non lo so. Proseguirò con la mia giornata. Qui c'è la luce che mi fa super super bianca. Eccomi qua. Capelli tagliati, mi piacciono un sacco, mi piacciono quando sono esattamente a questa lunghezza e con le onde in questo modo, sono molto molto belli. Ora adesso con questa mascherina sembro anche senza collo, però belli, molto molto belli. Adesso sto aspettando mia mamma perché lei ogni volta fa anche il colore, quindi devo aspettarla per un sacco. Intanto io sono pronta. Rieccomi a casa. Allora, questi sono i capelli, li ho fatti tagliare un bel po' perché mi piace appunto quando toccano più o meno così le spalle e poi ho fatto fare questa piega a onde molto molto carina, mi piace. Tra l'altro vi faccio vedere al volo anche l'outfit di questo pomeriggio. Ho messo questo maglione che vi ho fatto vedere in un video haul, non so però se pubblicherò prima quel video haul o questo vlog, insomma comunque maglione e jeans. Questi qua così larghi un po' con lo spacchettino grigi e gli stivaletti col tacco. Alla fine molto molto semplice, super comoda e basta. Adesso invece sono tornata a casa, devo necessariamente finire di ordinare un po' di là nella sala, anche qui in realtà, anche se non lo vedete, ho tolto di mezzo già le cose grosse, tutto quello che vi ho fatto vedere di questa mattina dei video appunto che ho registrato perché c'era un po' di
Di caos, finisco di fare questo oggi è sabato sera. In realtà non so ancora cose che faremo stasera. Non lo so, è da decidere, vedremo. Mi sono cambiata e mi sono messa più comoda, infatti ho anche la tuta. E adesso ci mettiamo all'opera per iniziare a fare l'albero di Natale. La zona in cui lo dobbiamo fare è esattamente questa dove mi trovo io, che praticamente è quella dove l'abbiamo fatto anche l'anno scorso e 2 anni fa. Però quest'anno non sarà quello vero come gli altri anni, ma quest'anno sarà il solito finto di plastica, perché purtroppo col fatto che comunque credo, perché c'è il condizionatore di fronte, ogni anno muore subito l'albero, non arriva nemmeno a Natale, mi dispiace un sacco e quindi niente, quest'anno alberello di plastica, adesso tiro fuori tutto, tiro fuori l'albero, le decorazioni, vediamo un po', metto anche le musichette di Natale e oggi faremo finalmente l'albero. Qui siamo alle prese con la prova luci, stiamo provando tutte le varie lucine per decidere quali mettere. Adesso vediamo quali ci sono, gialle e poi bianche. Ma quante sono? Quelle di più, di quelle là di che colore sono? E allora le dobbiamo mettere gialle. Thank you.
Allora, ecco come procedono i lavori. Questo è l'alberello. Allora, l'abbiamo decorato un po', ovviamente intorno c'è il caos. L'abbiamo decorato un po', però non voglio mettere le solite palline che ho messo gli altri anni, quindi credo che per il momento resterà così. Ho messo sempre bastoncini candy cane perché mi piacciono un sacco. Queste scarpettine così, comunque queste decorazioni in legno, gli schiaccianoci che ho preso l'anno scorso sono molto carini, anche se piccoli. Pigne e palle bianche. Adesso vorrei comprare delle decorazioni un po' diverse da aggiungere, quindi per il momento, per questa sera, mi sa che resta così. L'altra cosa da fare è mettere tutta la ghirlanda intorno a quest'arco. Ovviamente puoi ordinare anche lì quella zona con i giubbotti perché è terribile, non mi piace per niente, per il momento non ce li metteremo più i giubbotti lì e quindi dobbiamo proseguire. Ovviamente io mi sono messa le orecchiette a tema qui della renna, della piccola aiutante di Babbo Natale e già comunque devo dire che quest'albero fa tanta atmosfera. Ah, tra l'altro c'è stato un piccolo ingarbugliamento con le luci perché non mi ricordavo che effettivamente l'anno scorso abbiamo fatto un altro albero molto molto più grande di questo e quindi avanzavano le luci, però. Infatti alla fine una striscia di luce non l'abbiamo messa, la metteremo intorno alla ghirlanda, l'idea sarebbe questa, vedremo. Struccata in pigiama e con il mio alberello di sfondo, vi do la buonanotte, noi ci vediamo prestissimo con nuovissimi video.